la narrazione che Pascoli opera, per lui cerca con i poemetti di costruire, ma questa costruzione è fatta proprio attraverso allusioni, attraverso accostamenti, attraverso il significante, certo, ma anche attraverso un vero e proprio disfacimento, è stato detto da Flora, che è un poeta centrifugo. Non c'è in lui un fondamento di certezza, il rapporto fra l'uomo e il mondo, i rapporti fra l'uomo e il mondo sono sfuggenti. E proprio in quello splendido saggio di Contini, che ricordavo poc'anzi, c'è proprio una equivalenza perfetta tra la crisi linguistica e la crisi, diciamo, della conoscenza, la crisi gnoseologica. E questo in Pascoli è del tutto inconsapevole, ma è fortissimo, forse è tanto più forte quanto più inconsapevole, quanto più è docile ad accogliere queste voci. Poi non sappiamo nemmeno che bene, questo forse lo saprà Garboli molto meglio di me, quali fossero le sue letture, per esempio, di simbolisti francesi, ma nella biblioteca di Pascoli si trova, credo, molto poco di questi testi. Ho capito che forse il mio discorsetto si aggirerà intorno a un caramella del tutto superato, perché con questi ultimi libri usciti così uno dopo l'altro, due ieri soltanto, ci sarà rivelato un nuovo caramella. Per fortuna lui di solito dice che si tratta di un rimescolare le carte del gioco ogni volta e che il soggetto resta fedele a se stesso, anzi ogni volta più se stesso che mai. Però io ho un po' sfogliato la cartella di vacanza e all'inizio subito ho avuto l'impressione che ci fosse un mutamento e si tratterà di aprire un nuovo discorso. Ecco, per quanto a me, io sono presentata nella scheda come una cacciatrice di ossimori. Ecco, il nostro caramella sente il mistero e non si arrende, sa che non c'è la possibilità di una soluzione totale, però combatte da fiero guerriero. E infatti, se voi avete letto i suoi libri, io conosco meglio i primi tre naturalmente, trovate una serie di metafore militari, no? Ma in fondo la più significativa di queste affermazioni di spirito guerriero si può trovare nel suo identificarsi nel Nautilus con il capitano Nemo, che non si sottrae a un viaggio di cui non conosce bene né la ragione né il punto di arrivo. No? E poi nel Lunare Murales, ancora più significativa forse, l'identificazione con Colombo, che aprirebbe veramente la cultura contemporanea, la civiltà moderna, una civiltà che manca di puntelli, di fondamenti, e che in fondo sente molto il dubbio sui principi e sui fini. E infatti di Colombo dice che quando partì non sapeva dove sarebbe andato, né giunto dove era, né tornando dove fosse stato. Anche Caramella affronta un viaggio, l'avventura della poesia. Leggerò i replicanti da Mille scuse per esistere. La singola poesia, a parte la fascinazione immediata, tendo a leggerla guardando un po' alla totalità del poeta, quando posso permettermelo naturalmente, e in questo caso forse un po' posso, e naturalmente allora a questo momento della poesia di Caramella, a questo aspetto, io pongo accanto l'altro e così ricostituisco questo ossimoro di Caramella, che è sempre ricchezza quando si tratta di poesia. I replicanti sono i pensieri, come dicevo, che
assediano il poeta nella quiete notturna. La poesia ha uno svolgimento quasi a parabola, parte dalla quiete notturna, procede così con una tensione sempre maggiore, quasi direi anche a ondate successive, e poi si placa verso la fine, perché questo assedio si placa nel sonno, col sopravvento del sonno. Naturalmente Caramella sa bene che non soltanto nella notte la mente è assediata dal pensiero incalzante, e l'uomo, c'è sempre naturalmente, la lotta in questo consiste, il tentativo di fissare questo magma informe e attraverso la parola. Il poeta questo lo fa con particolare impegno e con migliori risultati, questo è lo sforzo del poeta. Replicanti. Nella pace della notte tornano dall'etere fantasmi affastellati, nubi rotanti, cumuli di cose remote e presenti, tracce, strisce, frammenti, nembi sfilacciati, e così tanti da evocarli freneticamente. Blop. Al mio potere fallaci creazioni, lunghi spezzoni, brevissimi abbagli, facce, speranze, morti improbabili, distruzioni e vere torture strazianti, luci, suoni e colori instancabilmente. Non come quelli composti nei manifesti, spettacoli turistici tra monumenti, anzi vividi strappi, tracce diverse, composte, addolorate, e dietro i cavi l'intreccio dei registi, le scene, le comparse sempre presenti, sempre sparite e pronte a ritornare. E quando finalmente tace, stanca la testa sul guanciale posa. L'ultimo pensiero col buio si sposa. Così, così, frammenti irreali del tempo senza posa, presenti, passati, cumuli vaghi sfumati nel buio fino all'ultima posa. È quasi fatale che l'interprete, capita a Mariotti, capita a me, capita a Caramella stesso quando assume il ruolo di interprete di se stesso, sia portato, muovendosi fatalmente su un piano di razionalizzazione, a ridurre ad unum la bipolarità tematica, privilegiando uno dei due termini o almeno riconoscendo solo ad uno l'ultima parola. In realtà non sempre c'è un'ultima parola. E come nota lo stesso curatore, la poesia non è addetta a fornire risposte, ma a sollevare interrogativi, che trovano, aggiungo io, il loro felice compimento proprio nell'esser posti con le parole della poesia. Vorrei leggere questa poesia, che è stata più volte letta e commentata dallo stesso poeta. Hulot è il protagonista dell'indimenticabile film di Jacques Tati ed è l'uomo che cammina con passo leggero e titubante per timidezza e per discrezione. Io penso che questo riferimento al film abbia il compito quasi di dare una connotazione moderna e sorridente a una poesia come questa. La leggerò. Ancora un giorno giunge al suo tramonto. La sua luce sul mare si concentra come una strada percorsa a ritroso, che si ritira verso l'orizzonte e muta e spegne sereni colori. Ho camminato sempre in punta di piedi, così leggero potrei tentare su quella traccia lieve verso il sole. Fuggire da quest'onda, da quest'ora, verso palazzi di rosso cristallo. Salire con lo sguardo scintillante le terze scale al limite del cielo, dove è sicuro il passo, tiepido l'affanno, dove l'eterno luminoso accoglie.
che nasce da una comunicazione epistolare. È un momento che mi sembra significativo perché sono presenti due termini che caratterizzano proprio l'universo di Alberto, uomo e scrittore. L'elemento domestico, guardato sempre con affetto e con ironia, e l'elemento cosmico, disumano, un motivo di grande suggestione. E qui è di scena un salmone, il bestiario di Alberto, così ricco, si arricchisce di un altro animale, ma è un salmone affumicato. Parla Alberto di una sua colazione e qui si concede un salmone affumicato. Chissà che cosa mangiano i salmoni per farsi così buoni. E il mio, qual fiume o quando ha risalito sorridente dal piatto con la sua carne rosa avvolta che riposa a simulare la rosa con grazie impersonali di proteina, carne che striscia, che cammina o vola con tanto ingegno di scambievole amore e crudeltà. O fraterno di fumo, di bosco, ricco di preda, squisito sapore, calma e consola. Noemi ed io abbiamo passato con lui tante ore così belle e umane, vive in tanti luoghi, non soltanto nella Casa della Luce, ma poi anche lontano da lui, perché abbiamo passato almeno due stadi, forse tre, alle prese con i suoi testi, facendo addirittura delle concordanze, è vero, delle sue opere con il computer, in modo da avere, da poter fare una ricerca tematica più accurata. E ci siamo immersi proprio nella sua opera. Un'estate ho fatto un bellissimo viaggio per mare a bordo del Nautilus e così sono entrato nella giurma del capitano Nemo e ho guardato il mondo dagli oblò del suo sottomarino. È la casa della luce e della poesia, uno spazio materiale e spirituale tutto particolare, donato a Firenze e offerto al presente e all'avvenire, uno spazio diverso rispetto a tutto ciò che una città, pur così satura di cultura e così ricca di spazi magici, sinora possedeva. Ancora un centinaio di metri in lieve discesa tra gli alberi ed ecco un'altra sorpresa. In fondo a una sorta di anfiteatro naturale, in mezzo a cipressi, doverosamente vegetali, a toscanissimi cipressi doc, e in insolita sintonia con essi, ecco una suggestiva struttura chiamata cipresso tecnologico. L'opera nasce da un grande sogno, il sogno congiunto di un poeta architetto onorario e di un architetto poeta onorario che per anni hanno lavorato fianco a fianco. Ma il sogno del poeta che si fa mecenate non si conclude in ogni modo con la costruzione della casa. L'edificio offre spazi capaci di accogliere numeroso pubblico, offre anima alla Fondazione Il Fiore, il cui motto è poesia di Firenze nel mondo, poesia del mondo a Firenze. Liber Libertus, libro liberato, così esordiva il nostro autore in un capitolo di poesia, il libro in prosa precedente, annunciando il libro successivo. Il libro diventava da oggetto soggetto, come uno schiavo liberato. La latinità classica è sempre per caramella di congiunti. Scrive Gianni. Adesso il libro è libero e forse anche l'autore. Non importa più di pubblicarlo e nemmeno di scriverlo. Per aggiungere subito un serio appiccamento, tutte storte. Se volete sapere cosa penso in proposito,
finirà, ecco, dal pezzo anche la terza persona, finirà dalla stessa persona. Chi rinuncia al desiderio di capire e di essere capito, e riconosciamo, oltre al solito serio gioco dello sdoppiamento dell'io, altrove di pulizia l'io è addirittura triplicato con tre nomi e cognomi, il ben noto procedere per rovesciamenti, per successive smentite. Questa è una delle libertà che l'autore rivendica legittimamente per sé, tra le altre che cercheremo di scoprire. Una libertà che è non solo concessa, ma auspicata nella regione della poesia. Lo stimolo è proprio la via poetica per scoprire e dire la verità. Dante, la cui poesia ha irradiato la luce dell'anima di Firenze nel mondo e ha, si può dire, convocato a Firenze, attraverso il suo poema, il mondo, sia il mondo della più alta cultura del tempo, sia il cosmo allora conosciuto con l'armonia delle sfere celesti. A Firenze, che strutturalmente è al centro del paradiso in quei campi, appunto. Fu la Firenze vagheggiata in un mitizzato passato quasi prototipo della città celeste. Fiorenza dentro dalla cerchia antica, ondella toglie ancora e terza e nona, si stava in pace, sobria e pulita, e ancora, sempre, nella memoria nostalgica di cacciavita, ha così riposato, ha così bello vivere di cittadini, ha così fila cittadinanza, ha così dolce ostello Maria Vigliè, chiamata in alte dita. Visto che siamo in presenza di un poeta, mi viene in mente che a Firenze, non dimentichiamolo, ha scritto pagine luminose ma poco note sul paradiso dantesco un grande poeta che tutti amiamo, Mario Luzzi. È ovvio che non mi considero un dantista, e certo non lo divento con questo unico libro dantesco pubblicato per sentirmi un po' vivo quando ero un po' più giovane, ossia quando avevo soltanto 87 anni. Non intendo, né peraltro potrei, in alcun modo accodarmi agli illustri studiosi che hanno posto Dante al centro delle loro ricerche e direi della loro vita. Mi considero soltanto un interprete di testi poetici. Nell'estate dell'anno scorso, ancora una volta in sintonia con l'estate, stagione aperta, stagione di orizzonti, mi raggiunse a Deba questo libro totale, accompagnato e integrato da un denso saggio introduttivo, molto più di una semplice prefazione, di Ernesta Pellegrini, che aveva già grande familiarità con le varie stazioni del lungo cammino della premessa, e anche accompagnato da interventi critici attraverso gli anni di Mario Luzzi per quanto riguarda la mia personale implicazione affettiva della vita poesia di una persona, Franca Bacchiega, incontrata con interesse e gioia in luminosi conversari ai quali partecipava con la consueta passione mia moglie Noemi, attorno alla magica tavola rotonda di quello straordinario reartù che fu il carissimo, indimenticabile Alberto Caramella. Concepita in una sola stagione, in un solo periodo di vacanza sul lago Lemano,
E la cosa curiosa che noi possiamo notare è che quando noi eravamo in montagna l'anno precedente, ci sono arrivati in continuazione dei fax del nostro amico che presentavano solo varianti di una stessa poesia. Alcuni chilometri di fax. Una stagione estiva è stata dedicata alle varianti di questa poesia. Poi è nato anche un articolo, un saggio di Americo che conclude il nostro volume dedicato a lui. Sì, sì. Su queste varianti. L'anno dopo invece, in un periodo di vacanza, ha composto la cappella di